Un'associazione riunita per una tradizione che si rinnova ogni anno, il pranzo sociale degli operatori della Protezione Civile di Fano, che si svolge nel giorno dell'Epifania. Una grande famiglia, un grande cuore che garantisce il bene della collettività, proteggendola anche in caso di necessità dai pericoli derivanti da calamità naturali. Presenti al pranzo, oltre al sindaco Seri, agli amministratori locali, al vescovo Andrea Andreozzi e tante altre autorità, il suo presidente Saverio Olivi, che ha ricordato le numerose attività che ogni giorno impegnano i 125 soci. Saverio, obiettivi 2023 raggiunti e 2024? 23, diciamo che sono raggiunti quasi tutti gli obiettivi importanti, soprattutto per quanto riguarda la formazione. Gli obiettivi 2024, oltre nel continuare la formazione come stiamo già facendo fino a giugno, terminerà giugno, è quello di dotarci di quelle attrezzature che ancora non abbiamo e speriamo di riuscirci. Durante il pranzo l'artista Sergio Carboni ha donato una sua opera alla sezione di Fano. Un omaggio, un dovuto omaggio per tutto il lavoro che fanno. Un aneddoto, io tanti anni fa abito lungo il torrente Arzilla e durante un'alluvione è partito il ponte, si chiamava Ponte Mimmo, ora si chiamava Ponte Nero, ora Ponte Mimmo. Ho chiamato la Protezione Civile di Pesaro, questo 40 anni fa, e mi ha risposto: ma cos'è l'Arzilla? Ma dove si trova? Questa era la Protezione Civile di 40-50 anni fa. Quindi merito a Olivi e tutto il suo gruppo per quello che stanno facendo. Una grande opera. Da giovane l'ho visto crescere, nascere, e i miei complimenti, bravo. A ravvivare il pranzo, l'arrivo delle Befane, che hanno consegnato i dolciumi ai bambini presenti.